la chiacchierata gradevole e leggera, anche se seria. Antonella Viola stasera a Fano per presentare il suo libro La via dell'equilibrio, un libro che parla di noi. Sì, un libro che parla di tutti noi perché parla dell'invecchiamento, e invecchiare è una gran fortuna naturalmente, perché se invecchiamo appunto possiamo ritenerci delle persone fortunate, però è anche un qualcosa che va affrontato nel modo giusto ed è un qualcosa che bisogna, diciamo un cambiamento che bisogna fare nel modo in cui viviamo la terza età, non solo per essere noi liberi di vivere questa fase a pieno, quindi appunto ballare, sollevando nipotini, insomma gustandoci la vita, ma anche diventa oggi una scelta etica importante per la sostenibilità della nostra società e di tutto il pianeta. Ma diciamo che non tutti sono capaci di accettare questo cambiamento. Esatto, cioè molto spesso lo si combatte, si pensa che l'invecchiamento sia qualcosa di negativo da combattere, solo che noi lo combattiamo spesso dei segni dell'invecchiamento che sono magari superflui, che sono innocui, per esempio i capelli bianchi, le rughe, ci preoccupiamo molto di questo e non ci preoccupiamo invece dei cambiamenti importanti, cioè le ossa forti, i muscoli, il cuore, il fegato, i reni. Ecco, il libro vuole in qualche modo rimettere le cose al proprio posto, dare la giusta priorità. Dobbiamo occuparci di più della nostra salute per fare in modo di aggiungere vita ai nostri anni. Ecco, bisogna modificare lo stile di vita quindi? Bisogna modificare lo stile di vita, cercare uno stile di vita che sia più equilibrato e sostenibile. Questo che cosa vuol dire? Si parte naturalmente da un'alimentazione che deve cambiare, sia in termini di quantità ma soprattutto in termini di qualità, ma poi c'è anche l'attività fisica per affrontare al meglio gli anni appunto che ci aspettano. Ecco, ma sicuramente c'è anche un problema di sanità, perché più si invecchia più il sistema sociale sanitario è fondamentale. Esatto, adesso l'invecchiamento della popolazione in Italia, l'Italia è poi un paese in cui l'età media della popolazione è molto avanti, noi siamo un paese molto longevo con un'aspettativa di vita di 84 anni, associato alla scarsa natalità, tutto questo sta facendo invecchiare la nostra popolazione. E la popolazione che invecchia ha bisogno di una sanità diversa rispetto a una popolazione giovane. Per il futuro già qualche libro in cantiere? Sì, uscirà a settembre-ottobre un libro sul digiuno intermittente, visto che se ne è parlato tanto e tutti hanno pensato che il libro La via dell'equilibrio fosse un libro sul digiuno, non lo è, allora abbiamo deciso di scriverlo, lo scrivo insieme a un collega che si occupa di nutrizione e di sport, e poi verrà fuori qualcosa di molto bello l'anno prossimo come mio saggio Feltrinelli, che di nuovo ci toccherà tutti in prima persona.